Sindaco Conte, il PNRR che opportunità è per Treviso e a quanto ammontano i fondi che arriveranno nelle casse del Comune? Beh, un'opportunità straordinaria per il Paese Italia e quindi di conseguenza anche per la nostra città, ma più in generale per il nostro territorio, perché su alcuni bandi ci stiamo presentando come area vasta, quindi la grande Treviso che rappresenta anche i comuni dell'Interland. Per quanto riguarda il nostro territorio, il PNRR oggi quantifica 128 milioni di bandi dove abbiamo partecipato e siamo stati anche finanziati, ovviamente declinati nei vari capitoli, dalla transizione ecologica, digitale e soprattutto alla rigenerazione urbana, quindi tanti sono gli interventi che tra qualche mese cominceranno e quindi i nostri cittadini potranno cominciare a vedere l'effetto del PNRR, perché ne abbiamo tutti parlato molto, però a Treviso si cominceranno a vedere i primi cantieri e poi ci sono tutti i fondi indiretti legati agli altri enti, alla regione, all'azienda sanitaria, che quantifica ancora svariate centinaia di migliaia di euro, però è un'opportunità straordinaria per ridisegnare il nostro territorio. Lo dobbiamo fare con un occhio alla sostenibilità ambientale, con un occhio ai giovani, perché uno degli obiettivi è che questi fondi generino poi ricchezza e sviluppo, e Treviso si sta comportando davvero bene da un punto di vista della progettazione, tant'è che siamo tra i comuni più attivi e più premiati appunto dal PNRR. Guardando nello specifico ai quartieri di Treviso, quali sono quelli che saranno direttamente interessati dalla riqualificazione urbana? Beh, diciamo un po' tutti, perché poi i progetti si declinano e si sviluppano nel territorio attraverso delle opere che sono importanti. Mi viene in mente l'ex macello, il raddoppio della biblioteca Zanzotto, la rigenerazione urbana della caserma Salsa e la rigenerazione delle mura, quindi voglio dire è un coinvolgimento totale di tutta la città. Ma voglio ricordare anche il Pinqua, che in parte è stato finanziato appunto dai fondi PNRR, che vedrà una rigenerazione pari a 55 milioni tra fondi pubblici e privati nel quartiere San Liberale, Monigo e San Paolo, quindi insomma stiamo cercando di distribuire in modo uniforme nel nostro territorio. Ricordo che l'azienda sanitaria realizzerà due ospedali di comunità, uno a Fiera, uno in centro città, quindi insomma i soldi sono davvero tanti. Oggi la sfida è quella di riuscire a mantenere la tabella di marcia imposta dall'Unione Europea sui fondi PNRR, però devo dire che anche da questo punto di vista, grazie a una struttura di dipendenti pubblici straordinaria che è quella del Comune di Treviso, siamo perfettamente allineati nei tempi previsti. Cosa ci dice sulla mobilità anche sulle due ruote? Ma la mobilità, noi stiamo affrontando una vera e propria rivoluzione. Ricordo che grazie a 15 milioni di fondi ministeriali abbiamo già aperto il bando per sostituire il parco mezzi della MOM, quindi andremo a sostituire i vecchi mezzi, quelli a gasolio inquinanti, con nuovi mezzi più leggeri, meno inquinanti e più performanti, quindi a idrogeno e elettrici, e poi da lì comincerà anche la rivoluzione delle linee del trasporto pubblico, che si devono adeguare a quelle che sono le esigenze della comunità e soprattutto andare a unire i punti di interesse nella nostra città. E poi stiamo continuando a sviluppare la rete della ciclabilità, tanti sono gli interventi in essere, fatti e previsti. Ricordo che proprio in queste settimane stiamo ultimando la pista ciclabile che unirà Treviso al comune di Paese, che è la pista ciclabile di via Castagnole, stiamo ultimando la ciclabile che unisce il comune di Treviso al comune di Casier, che è quella di via Sant'Antonino, abbiamo realizzato la pista ciclabile in via l'Europa, rendendola adeguata e messa in sicurezza. Stiamo andando avanti con la ciclopolitana, mi fa particolarmente piacere perché la FIAB proprio oggi ci ha comunicato che abbiamo ottenuto la quarta stella nel mondo delle biciclette, quindi è una città che crede nella mobilità cosiddetta lenta, che però in realtà rappresenta davvero l'alternativa alla macchina più importante. E l'appello che faccio ai nostri cittadini, ovviamente legato alle responsabilità dell'amministrazione, che è quello di adeguare i percorsi ciclabili, è quello di utilizzare la bicicletta e se possibile andare a piedi, perché il PUMS ci dice che il 60% dei nostri cittadini utilizzano la macchina per compiere 2,6 km al giorno, quindi è una distanza certamente copribile con la bicicletta.